Il vento sibilava nella valle e la tenda a piramide che costituiva l'avamposto numero 1 tremava da cima a fondo sotto le raffiche. La sentinella Rud mise le mani davanti alla lampada a petrolio che illuminava debolmente l'interno della tenda per difenderne la fiamma giallastra dalle sferzate di vento. Poi, quasi si sentisse colpevole, gettò una rapida occhiata alla sentinella Denison, che giaceva tutta vestita su una brandina in un angolo della tenda. «Non la smette di soffiare», disse Denison. Stava supino, le mani sotto la testa, gli occhi fissi al culmine dei teli. Di quando in quando muoveva le dita, divertendosi ad osservare i giochi d'ombra sulle pareti. «Lo so», borbottò Rud, mordendosi le labbra e distogliendo lo sguardo. «E allora che stai a fare lì?» disse Denison. «Non lo so», rispose Rud, ritirò le mani. Lanciò un'altra occhiata a Denison, poi il suo sguardo si spostò sull'angolo della tenda, a sinistra del telo d'ingresso. La cassetta era sempre là. «Ma di chi hai paura?» domandò Denison. «Non si muove mica!»